Bé, eh, ara presentaré a Marcel Farinelli, eh, que és doctor per la Pompeu Fabra, eh, que eh, és algarès eh, o pròxim a ser-ho allò, allò per uns quilòmetres. Eh, i, eh, I per tant que eh, s'ha dedicat en bona mesura, a, a treballar el tema de nacionalismes creuats en el context insular al Mediterrani Occidental, és a dir, eh, nacionalisme eh, sart, nacionalisme italià, nacionalisme català en un racó, nacionalisme francès a Còrsega, nacionalisme cors i nacionalisme italià també davant de Còrsega. I... Eh, amb uh, aquest plantejament ha fet ja uh, diversos llibres, un llibre sobre feixisme a l'alguer, un altre llibre sobre uh, la història de l'Alguer, uh, però fet, um, uh, diguem-ne, sense entusiasmes o decoració excess excessivament... Uh, excessivament catalanera, ho dic entre cometes, però per entendre'ns, és a dir, sense, sense un excés de, de plantejaments que de vegades abunden eh, a Barcelona envers a llocs més allunyats de parla catalana, eh, i està ara, eh, quan pot, perquè està amb la necessitat de treballar no sempre en les coses que voldria, com, eh, a tots vosaltres, doncs eh, està treballant eh, en la temàtica de, eh, diguem, aspectes del, de l'etapa del moviment revolucionari de postguerra i dels anys d'entreguerres eh, a l'espai insular mediterrani. I amb això em callo i deixo que parli ell. Bé, bon dia a tots que, com es diu a l'Alguer, no, no utilitzem tothom, utilitzem tots. Bé, la, la meva intervenció, com, com, explicava Enric, de les que he fet en aquesta aula i en aquest, aquests anys de, de doctorat i tot, és la menys treballada de, de totes. Llavors, m'excuso si hi haurà, hi haurà algun, algun problema en com, com funciona el, el PowerPoint, bueno, el prezi, o si hi haurà errors gramaticals. Però, de fet, l'he fet entre la pausa que hem separat de Barcelona, Ana, alla Feina, che ha fatto un treno di un'ora ogni giorno. E questo sarà il risultato. La mia intenzione è quella di de parlare del movimento del moviment Veterano SARS, e, PRES, del Partito Sardaxio, che è un movimento e un partito politico che, prima di tutto, è il primo movimento e il primo partito politico di massa a Lilla de Sardegna. Prima di tutto. E second, Secondariamente, è il primo partito politico che ha a Italia, nel contesto italiano, la eh, revisione di come si aveva fatto la Unità italiana nel 1861. È un partito che ha proposto la questione que, que territoriale a, a Italia e è il primo, e arriva dalla de, periferia. Per intendere non farei un resum di tutta la storia, di tutta l'evoluzione del partito che ja già le faccio si se siete interessati sta a punto di sortire per le squadre dell'Istituto di de, de, de Scienze politiche e sociali dell'OAB un assaggio nel quale intento fare una visione di congiunto di tutta l'evoluzione partit de, del partito e del nazionalismo sardo in generale. Però a Ramatech mi preoccupa, mm, Les secessions amb l'evolució teòrica de la, de la, de, de, del mateix partit. Perquè és molt important entendre per entendre l'evolució d'aquest de, de moviment polític, el context en el qual es eh, neix i, i evoluciona. aquest context que és just després la, segona guerra, la Primera Guerra Mundial. La meva intervenció parla sobretot d'allò que passa després de la pau. Es un momento, y ya hemos visto en las, en las intervenciones de la en que tenemos diversos tipos de, de crisis de los organismos estatales que participan en la guerra. Una, una primera manifestación es la disolución, ya hemos hablado del de, de, de Imperio Otomá-Avanz y de la disolución de Turquía, y eh, la disolución del Imperio austro que es el, aquel que afecta directamente. Italia e la evoluzione del partito Sardaxio. Però naturalmente, acaben di parlare anche della possibilità di de, de, de tensioni rivoluzionarie a partire naturalmente dalla rivoluzione d'ottobre, la rivoluzione che da espresso la vita alla Unione Sovietica e che ha múltiples intenti di essere ripetita. Questa è un'immagine dell'insurrezione della de insurrezione della RUR en 1920, un quadro della insurrezione della RUR. intents fracassats que però eh, són una amenaça per tots els estats europeus. I també transformacions revolucionàries en pla nacional, no, no només revolució social sinó també revolució nacional-nacionalista i és el cas paradigmàtic aquell del naixement de la moderna Turquia. En general, la situació després de la, de la Primera Guerra Mundial veu diverses tensions centrífugues. I, naturalment, l'exemple més, més conegut de tots és la secessió d'Irlanda, la independència d'Irlanda, tot el que comença durant la Primera Guerra Mundial i que acaba, tenint, acaba continuant en tot un procés que, que després, als anys 20, continua. I eh, aquest tipus de tensions centrífugues són importants per al eh, per naixement del Partit Zar d'Acció. Perquè, per la meva manera de veure, també Itàlia té una sèrie de tensions a part de revolucionàries, també eh, tensions centrífuges. Perquè d'una un, certa manera tota la eh, redefinició de fronteres que, que, que hi ha al final de la Primera Guerra Mundial no deixen de ser secessions de territoris que després s'annexionen a, a altres estats. i Itàlia, com potència guanyadora de la Primera Guerra Mundial encara que ha guanyat, però è una, una potenza che incorpora territori differenti e a partire da qui cominciano una serie di tensioni. Ora, entriamo nel contesto italiano prima di entrare nel contesto sard. E la, la posta di Italia durante la Prima Guerra Mondiale era quella di conquistare las terras irredentas. Acabam l'unità internazionale e incluem la, nelle frontiere tutti quei territori italiani, abitati per italiani. Naturalmente, alla cabala la, la guerra, no, questo progetto no no, non è, non qualia del tutto. E, in un mes, una parte delle sue reivindicazioni acaban eh, senza es disfezioni. Esa nella la, la paura tra Italia e l'imperio austro-ungarico, de onde provengono tutti i territori che si incorporano, è una paura nella quale si applicano quei 14 punti di Wilson, si applica i principi di autodeterminazione e ciò pregiudica l'Italia perché lascia fuori naturalmente territori che l'Italia reivindicava che però al final non erano habitats per italians. i italiani. E in questo mapa vedete una parte de, della sua reivindicazione, tutta questa parte al sud, in verde, al final non entrarà nel en en regno d'Italia. I això genera una frustració enorme en els veterans de guerra, primer de tot, i en tots els sectors nacionalistes. I es comença a parlar de victòria mutilada. O sigui, és una victòria que no... no malgrat el sacrifici de sang i el sacrifici bèl·lic, no s'obtenen tots els resultats. I això és molt important per entendre el context italià d'aquell moment. El naixement també de moviment com el partit d'Acció, però també el naixement de moviment com el feixisme. Ora, da questa frustrazione, in un primo momento, si fa carico eh, Gabriele D'Annunzio. Il tema di D'Annunzio sarà trattato, che è stato per Giovanni Cattini. In Mi interessa, ora, introdurre due o tre elementi, perché ha una relazione mh, diretta tra questa figura e la sua esperienza rivoluzionaria e il partito Sardaxio. Eh, D'annunzio è un literato, è una personaggio eccentric, è stato un interventista a favore dell'intervenzione dell'Italia in guerra e al final della, della, della guerra mondiale è come una icona di tutti questi veterans e sposa eh, praticamente a liderare un COP de ma per, eh, per reazionare a questa vittoria mutilata. È un gruppo di veterans marcia desde la frontiera italiana, la nuova frontiera italiana, Capafiume o Rieca, il nome croata, una città che considera italiana però che è da fora della, della nuova frontiera italiana e la occupa. La occupa e, e si organizza una, un, prima di tutto una regenzia italiana del Carnaro e sfaglia una secessione all'espera che il governo italiano incloghi la, la, a questi territori. Però, Finalment, la, la, el govern italià no, no accepta... no accepta aquesta, aquesta inclusió, no accepta aquesta secessionsió, d'incloure aquest, aquest territori secessionat al regègne dels serbs, croates i, eh, i eslovens. I llavors la regència del Carnaro comença a ser un, un experiment revolucionari, Un esperimento rivoluzionario che dura tra il 1909 e il 1920. Ora, tra le diverse tematiche che movivano a questo esperimento statale, neanche un che voglio e che, che, che è la, la crida alle minorie etniche, che fa d'annunzio e che fa il, il governo di, della reggenza italiana del, del Carnaro. Si fa una, una liga, una liga di fiume, una, una liga di popoli o nel quale vengono inclusi els catalans, vengono inclusi eh, els negres d'America, els indians d'America. È come un intento che crea un internazionale, opposato naturalmente all'internazionale marxista, tutta questa gente visceralmente antisocialista e antimarxista, però che credi alla. Fa sì, una amica leva sopra l'idea dell'autodeterminazione del popoli. I SARS non erano inclusi in questo gruppo di minorità nazionali. Però i SARS del movimento veterano, del veterano SARS, che nasce nel 1909, è che sono a espera del che passa a fiume. Hanno eh, algún gigante, perché eh, ci sono figure che militano nel movimento del veterano SARS, che in quel momento trovano a Fiume e il Matej Movement dei Veterans Arts assumirà la, la, la Costituzione que di questa entità statale o i principi che stavano alla base di questa Costituzione con principi propri del movimento. E il movimento moviment passerà a sé un partito politico numero quando la Marina Militare Italiana arriverà a Fiume per fe acabacchet experiment rivoluzionari e la storia di Fiume, Daspress, seguirà altre vie e ne parlerà anche questa tarda. Ora, non mi interessa mantenere che legame tra Fiume, la esperienza di Fiume e il movimento del SARS. Ora, prima di cominciare a parlare di come nasce il movimento del SARS e di chi è la sua traiettoria politica, qual è la, la relazione al sessionismo. Calfeo una petita introduzione sulla relazione tra Sardegna e Italia, perché sono convinto che Molls non conosceva la storia dell'Isola. Il tema è stato centrato nella mia tesi doctorale, ma naturalmente non abbiamo tempi di parlare realmente della relazione tra Sardegna e Italia. Vi faremo un paio di immagini che dipendono da Moll. Questa è la dell'Università di, di Cagliari. Cagliari è la, la capitale dell'Isola di Sardegna. E come vedete non c'è cap element che sia relazionabile a Italia, non c'è cap element simbologico che sia Italia, c'è quella che è la bandiera di Sardegna, che in realtà è la crea de Alcoraz, che è un simbolo di origine aragonese. qui abbiamo le scud della città di Cagliari, tali come era quando si fondava la università nel 1606. E qui posso vedere le quattro barre della corona d'Aragò. per no parlar de la verge, la, la lluna, i l'única simbologia que podria ser itàlica, aquí tenim tota una, una simbologia papal, perquè el regne de Sardegna era un feu de del, del papat. El regne de Sardegna va ser per quatre, eh, quasi cinc segles, part de la corona d'Aragó. Llavors, tot això em serveix per, per, per per farvi capire come la, la terra di Sardegna ha una personalità ben marcata propria, una storia, una tradizione, una lingua che non no ha molti punti in comune con la resta della de penisola italica. Noi geograficamente si tratta di isola ben separata della penisola, mentre Sicilia è vista da Italia molto poco. A sopra di questa tradizione esiste tutta una imprenta, una, una peggiata che catalana e ispanica in generale, che è molto evidente nel 1914 quando è esclusa la Prima Guerra Mondiale, però che è anche evidente ancora Ankara-Ankara-Vui. Gli una terra poc-italica. E questa scassa diciamo, italianità fa sì che Sardegna, quando crea la, eh, la, il Regno d'Italia nel 1861, che, entre parentesi, è l'estensione del regno di Sardegna, formalmente, che conquista tutta la resta del Stati nel quale stava dividita la penisola. Però il SARS è un punto straniero, come questa popolazione quasi al margine della, della civilizzazione, quasi quasi. Ora, questa è una foto che di molto anche a questa strana eh, cultura che esiste a Sardegna, soprattutto strana al sud degli, degli italiani. Del, Sardegna vista da Milà, da Roma, è una terra esotica. Questa è una bardana, una, è la foto di una bardana. Una bardana è un'espedizione militare di Homas Armaz che, dall'interno di Sardegna, delle montagne, o ne esporta l'attività pastorale, vanno, capa la, la plana, a fare una, una razzia in un popolo o a eh, razziare terre di, di grandi proprietari. Ecco, non è la fede dell'Impero romano è il segle di Wuitt. Allora, per dirvi come un pun che sarà importante durante la Prima Guerra Mondiale, differenziale tra Sardegna e Italia, è questa eh, tos della violenza, questa eh, pratica della violenza che è tan arrelata in quel momento nella cultura sarda. La venganza, la pratica della venganza, c'è eh, un codice d'onore, un codice basato sulla venganza che porta, diciamo, un in una maniera o nell'altra, a che il sardo, soprattutto in queste regioni interiori, sia in modo molto più a utilizzare le armi. E naturalmente ciò dona paz a tutto un fenomeno di criminalità rurale importante, il banditismo. Ja no questi della Bardana non sono no son banditi, la maggior parte sono uomini che hanno una certa capacità economica e che organizzavano queste espedizioni per ampliare la loro ricchezza, non sono poveri che si es, que tirano alla montagna per, per, per guadagnarsi la vita, questi sono i banditi che ja sarà un, un fenomeno che continua per tutto il secolo XX a Sardegna e che si tratta di persone che per rispettare i codi della venganza naturalmente, eh, da sprede un'offesa, per un VID, per questioni de terras, per questioni patrimonials, o utilizzano la, la violenza, a vagadas contro le persone, a trasvagadas contro il bestiario, perché c'è un'attività pastorale forte, e da espresse sono praticamente obbligati a stare fuori dalla legge, a tirarsi alla montagna e fanno la vita di criminali rurali, di banditi. Questo fenomeno è, è come la punta dell'iceberg del, de, dell de del FED differenziale Sard. E è esagerato soprattutto per gli antropologi, gli antropologi criminali, che è una branca dell'antropologia che nasce a Italia come la evidenza, la prova di che il SARS sono una razza a parte, soprattutto del SARS che vivono all'interno, sono una razza che eh, naturalmente è criminale, è una razza criminale. Per questioni eh, fisiche non può non conseguire l'uso della violenza. In pratica si parla della dimensione del crani, che sarebbe riduita rispetto a quella de un, de un di un po' civilizzato. Devors chiede a che testa aquest quasi fuori della civilizzazione. fora de la civilització ittà·lica. Hi ha una, una, una sèrie de, de publicacions més o menys escandaístiques. Algunes són científiques, són antropòlegs que estudien això. Altres són periodistes, escriptors militars que han estat enviat a l'illa per reprimir aquest fenomen. militars que de molta vegada són els mateixos que han estat lluitant en, en Eritrea en Àfrica intentant crear un imper colonial per, per Itàlia. Tutta questa tematica, che vuoi dire, ma tutto questo, questo discorso, che Sardegna rappresenta a Italia, alla al, vigilia, quando sta per cominciare la Primera Guerra Mondiale, una criptocolonia, una colonia encryptata, sì che su un espai, che qua in Italia anche erano te colonias, o te mol poca eh, colonia, rappresenta aquel pun esotico, il el Sardes-Casistan tra la civilizzazione europea e la incivilizzazione africana o della dell dell coloniale. e a so... hmm? hmm? no, eh? questa situazione di dei tra civilizzazione e non civilizzazione è fondamentale. quan esclata la Primera eh, Guerra Mundial. Quan esclata la Primera Guerra Mundial, el problema que tenen les autoritats militars és que tenen que mobilitzar camperols o pastors, en el cas, cas SAR, sobretot, gent que no, té, no, no ha tingut accés a la instrucció. Sartre, e nel caso SARS ciò significa che intendono molto poco l'Italia. Il SARS e l'italiano sono due lingue molto molt diverse, non c'è un'intercambiabilità così facile. E la BORS è eh, di creare una unità eh, feta a base di numeri di SARS. Questo tendrà anche la vantaggio di que questa capacità di utilizzare le armi, questa violenza naturale, questa barbarità del SARS può tenere una, una utilità nella guerra. Questo è l'emblema della de Brigata Sassari, Brigata Sassari. Sassari è la città più importante al nord dell'Isola di de Sardegna. E un tourname anche qui, non ci sono elementi eh, simbolici che seguono italiani. C'è la, la Matecia Bandera di Sardegna, o credo di Alcoraz, colors bianchi e rocci, e una, una scritta qui a basso che. Non confondono, non sono italiani, non sono liatissimi, non sono sardi. La tropa è sarda, mentre gli ufficiali, in un primo momento, sono italiani. Però, a misura che la guerra andrà avanti, c'è una sardizzazione di tutta la, la brigata, e si accaparanno gli ufficiali e i generali sardi. Quedare come una tropa coloniale per l'esercito britannico e l'esercito francese. Temo l'exit eh, a questa, questa idea delle del, de autorità militari, perché le SART si convertono, dalle prime giorni di guerra, in un'unità di shock, un'unità che sta in prima linea e sono realmente effettive a l'ora di assaltare le trincee, cosa che si fa normalmente a marmas non convenzionali, tutto il peso che comporta portamunizione, sino a bombe, a pugnali, a canivet. E pensé la habilità di de un pastore in utilizzare un'arma una una blanca. E allora, questa, la conseguenza di questo exit che tiene nelle trincherie è che questa immagine negativa del sard, barbaro, eh, violento, incivilizzato, incivilizzato e criminal, es transforma i els sards són ara herois. Tota aquesta barbaritat ara és heroisme. I els mateixos periodistes que abans parlaven de, dels sards amb estereotips eh, que ja esmentat, ja ara eh, fan publicacions com aquestes, parlant de, de, de com són herois, de com han salvat la pàtria. En el 1917, que és l'any crític de la, de la Primera Guerra Mundial per Itàlia, que ja che quasi già sta sta cagando tutto l'esercito italiano dopo la derrota di Caporetto, la, tutto l'esercito praticamente de, de, desbanda sbanda. Tretto che la brigata Sasser, che è quella che permette di salvare il salvabile, perché si ritira in una maniera ordinata, perché? Perché fanno fan pigna. es perceben com, una, ja com un poble. Hi ha tota una, una conscienciació diguem, nacional o identitària dels arts durant aquesta experiència, perquè per molts és la primera vegada que es troben a contacte amb els italians realment i que comencen a percebre com ells formen un, un poble a part. I, i en, aquesta, en aquest procés té una... il suo papel, la sua importanza, la matescia propaganda dell'exercito. De nel 1917, l'anno del gran caso del disastro dell'exercito italiano, forma il servizio di propaganda, servizio di propaganda nel en quale entrano molti eh, sindacalisti rivoluzionari. in questo caso eh, parliamo di. Una, un document, la, la frase che qui sposa è un documento ufficiale approvato per il servizio di propaganda e che sarà la base per, per, per fare la propaganda, per motivare la troppa sarda a partire dal 1917. Che la fa è un Sard? È un Sard che aveva, un, aveva stato periodista, sindacalista rivoluzionario, nel Sanchez Presidenza aveva, aveva fatto una battaglia. per l'autonomia fiscal de l'illa, per canviar el règim fiscal de l'illa. I llavors, en el moment en què tota la, la propaganda parla de, eh, de promet la terra als camperols o promet un canvi en les relacions laborals, de cara a Sardegna es promet un interès particular de l'estat italià cap a l'illa de Sardegna. I en l'any 1918, E pubblica un, uh, un libro sempre per par di un, uh, un veterano di guerra, di un, uh, un SARS, che sempre aveva fatto uh, per uh, un periodista sull'avanzo della guerra, che è per l'autonomia. E l'autonomia è sconvertita come nella parola magica, con la quale i SARS sperano un cambio nella sua condizione da espresso del final della de guerra. E nel 1899, anche i veterani, fondano già ja, un, un, un gruppo che non è un partito politico, però già che hanno eh, una definizione molto vaga, l'idea di realizzare l'autonomia, di cambiare la relazione con l'Italia. E nel 1921, quando è già la l'esperienza di Fiume, fanno il partito Sard d'Azio. Questo è un partito che è eh, autonomista, l'autonomia non è non è ben, ben definita, che significherebbe autonomia, però è, eh, è antimarxista, sì, però anche ha tutto un discorso socialista, socialismo agrario, socialismo caperol, recupera le idee cooperativiste e naturalmente ha molta influenza del sindacalismo rivoluzionario. Però, on es pocla, il partito sardaccio, è sulla questione nazionale. Ora è un partito che nasce in en un entorno nel en quale esistirían praticamente tutti gli elementi per montare un partito nazionalista e che può tenere utopi come com utopia la secessione o la separazione. Però l'evoluzione del partito sardaxio dimostra tutto il contrario, va in un'altra direzione. E il tema che è implanteggiato al principio della de de fine della guerra mondiale, la sanezione dei nostri territori, ha una importanza chiave. Abbiamo detto che la, la vittoria mutilata non aveva permesso all'Italia di conquistare tutti gli spazi abitati per gli italiani, però in realtà i territori che entrano dentro l'Italia non sono tutti habitat per gli italiani, si trovano nei Balcani, la maggioranza, e eh, come si vede in questa carta, che que non è del 1914, del 1880, però si vede come gli italiani sarebbero praticamente una, min una minoria, in quel territorio che que entra nel en nuovo Stato. E anche, questa è es una carta del 2011, però meso o potremmo vedere, questo è un altro territorio che entra a fare parte d'Italia, il Trentino, il Sud Tirol, e naturalmente, ora le proporzioni saranno diverse, però meso o la situazione è la stessa, la parte settentrionale soprattutto è di lingua alemagna, mentre la parte meridionale sarebbe di lingua italiana. Llavors, entren aquestes minories a Itàlia i no són, naturalment, les benvingudes, absolutíssimament. I, naturalment, quan neix, quan el feixisme agafa empenta, penta, després, es, el feixisme neix el 1919 i es fa partit, partit nacional feixista, el 1921, té, eh, té aquesta aquests nous nuclis com un blanc eh, preferit. Una, el feixisme, naturalment, sempre si vede come una de, de reazione antisocialista, antimarxista, però anche tutta una componente di reazione contro questa disgregazione possibile della de de unità nazionale. E il fascismo in, intenta fare eh, una società uniforme, che tutti siano italiani e che tutti siano fascisti, ditoci di maniera resumida. E gli avvorsi fascisti a la frontera, gruppi fascisti a la frontera, naturalmente eh, pretendono che que queste minorie non parlino la, la propria lingua e che parlino la lingua italiana. E qui ci sarà violenza, ci saranno morti. Gli davanti a questa situazione, il partito sardaccio, che sono veterani di guerra, che hanno guadagnato la guerra, al custodio di molt, che sono fascisti o nazionalisti, Naturalment, davant d'aquestes minories, no es poden posicionar al costat d'aquestes minories, perquè seria posicionar-se al costat dels antics enemics o de nous veïns que, no, que han tret territori que es considerava part d'Itàlia. La República de Weimar, la República Austríaca i el, el regne dels serbs, croates i eslovens, que serà després la Iugoslàvia. Els italians tenen com, com a enemics públics no? els alemanys i els eslaus, que es consideren el, els que naturalment són a la frontera i són, i són enemics. Ara davant d'aquesta situació, els arts queden d'una manera indefinita ambigua. Tenen, estan dintre dos focs, perquè no poden estar al costat de les minories ètniques, però de, de la mateixa manera perceben com no poden estar perfectament en contra. dell'autonomia che emanano a queste minorie etniche. E davanti all'opinione pubblica italiana, soprattutto la dritta, il nazionalismo, il fascismo, queda che dubte se i SAR sono italiani o sono anti-italiani. E questa è una di dinamica che eh, sta sopra aquest, questa nuova formazione politica e che determinerà eh, una la sua la evoluzione. Assieme nel momento in cui. Irlanda sta in processo di independentizzazione. Il eh, tema di Irlanda Italia es debattut, es debattut fora e Italia è debattuto, è debattuto fuori e dentro dell'aula parlamentare. Perché? Prima di tutto perché quando nel 1800, il durante il Risorgimento, soprattutto per settori legati a Giuseppe Mazzini, il para del repubblicanismo e della unità italiana, padre del para teorico, L'Irlanda uh, è sveglia come un popolo a è sempre un popolo che sta luttando contro l'oppressione di un altro Stato e immagino sia stata molla a Londres. Il uh, momento in cui si fa, il dicembre del 1921, l'accordo anglo-irlandese, e nel, uh, nel Parlamento italiano e si parla di questa questione. Il si è un dibattito che dura due giorni. Lo utilizzo come esempio. Per, per parlar de la qüestió però des del final de la guerra que es parla d'Irlanda i es fan paral·lels entre Irlanda i Sardenya eh, els parlamentaris italians fan eh, alguns homenatgen la la l'acord la, anglo-irlandès l'obteniment d'aquesta de primera llibertat des de, des de l, l, la Gran Bretanya i tot va bé fins que no arriben a parlar d'aquesta qüestió, els representants de les minories ètniques que han entrat a Itàlia. Aquest és, és només un dels representants, eh, Frederic Graf Togenburg, que representava, era un polític liberal i representava no un partit, sinó una, una unió de, de polítics liberals del Subtirol. Llavors, fa un missatge també a noms dels altres eslovens i croates, che anche un eh, ha i suoi rappresentanti, un discorso nel quale naturalmente El stesso rivendica un l'autonomia anche per le minorie etniche. E al costato di questo discorso polemico c'è anche il discorso che fa Giuseppe Emanuele Modigliani. Giuseppe Emanuele Modigliani è un mm, sefardì De Liorna, di origine Siafardi, di Liorna, città italiana, socialista, germà del famoso eh, pintor Modigliani. E lui inventa o ricicla re un concetto che era de Mazzini também, de Sardegna con Irlanda d'Italia. Lui parla de, de las d'Italia, o di quei territori del que l'Italia Italia se ne ha obbligato durante l'espressione della de unificazione e in cui podrían nascere movimenti separatisti, secessionisti, com, tali come hanno nato l'Irlanda. E si mm, direttamente a Sardegna. Già ja Mazzini, l'endemà della Unità d'Italia, aveva fatto il matech discorso. E, un po' di anni prima, parlavano di Sardegna come Italia africana, parlando di questo disinteresse. Allora, questo... Eh genera la reazione del, 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 del gruppo politico formato pel veterans Sarts, del partito Sardaccio. Akhet, che ancora sta qui in uniforme, è il leader più carismatico del gruppo eh, dei Sardistas, che si trova al Parlamento e che naturalmente a tutte queste allusioni che gli fanno e a tutte queste eh, accusazioni di separatismo, reacciona, però non reacciona prendendo una posizione chiaramente italianista Reaccionano di una maniera sempre ambigua, sibilina. Per una parte, sì, dicono che non saranno separatisti, però per l'altra lasciano sempre la possibilità che se l'Italia non eh, accomplishe le sue promesse durante la guerra, sì che eh, Sardegna potrebbe separarsi dall'Italia. In realtà il Partito Sardaxio ha una base, soprattutto al centro di Liglia, che, que, e queste sono parole dei eh, personaggi protagonisti di de, quel movimento, ha una base che è francamente indipendentista, che ha l'autonomia come separazione d'Italia. Però naturalmente la sua dirigenza non comparte a questa idea. E dicono che a partire da questa contraddizione, da se eroi d'Italia di aver finalmente guadagnato l'approvazione degli italiani, e però al stesso momento di intendere gli italiani come, una, come un senemix, Italia come una madrastra, porta tutta un'evoluzione che porta gli artisti a superare il nazionalismo. Camilo Bellini è il principale eh, teorico ideologo del partito. E a partire da qui, eh, Matej Bellieni comincia a planteggiare un'idea, a me sembra che sia la parmesa originale del, del partito sardaccio, che que è quella di Sardegna come una nazione abortiva. Egli diceva in questa cita che que, eh, la, la Sardegna tendría tutti gli elementi culturali, storici, per sé una nazione, per planteggiarsi -se una secessione. Però è come se è passato il momento, è come de se, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha, anche se in una maniera, ditaci simplista, la spausa a, a Italia. E dico direttamente che a que voi questa sardità è spensata intellecte di Italians. Io admetto come l'impossibilità di fare una nazione. Però sempre non è scheda in un mese in negare il carattere de nazione di Sardegna. Il diavolo non acepta la fede di Sardegna una estensione d'Italia. Sino che comincia tutto un percorso, soprattutto per questa figura, per inventare un mark eh, statale, un mark politico che non siga la nazione e che però può superare l'idea de nazione allo stesso momento. È un, un discorso, mica complicato e anche. són pocs anys en què dura aquesta reflexió. Intenten noves vies i intenten parlar d'un nacionalisme internacionalista, d'alguna manera. Una, per, un, per una banda, és una reacció a l'internacionalisme marxista, però també és la manera de voler superar les divisions nacionals, sense trencar, sense arribar a secessionismes. Entenc que és un, és un discurs complicat, ambigu, pot ser. Però pensem que no, tot, tot aquest discurs ve interromput pel feixisme. Llavors, totes aquestes idees que són llançades així, que, que normalment la historiografia l'ha pres com idees una mica vagues i no, no serioses, haurien pogut tenir una evolució i no la, no la van tenir. Una, eh, Un escamotage che si le accude per, per, per uh, sortire da questa classificazione con nacionalistas è la, la della federazione mediterranea. È la idea di federare l'Illia de Sardegna con altre isole del, del Mediterraneo. Prima di tutto con l'illa de Corsica. La distanza tra le due sono 13 km e con veicolo le banderas si assemblano molto. I a Còrsega existia en aquell moment un partit cors d'acció, o sigui, és un partit format per veterans eh, corsos que eh, pren la inspiració directament en el partit sac d'acció i els dos estan en contacte. Però la federació també incluiria Sicília, però també incluiria les Balears, Catalunya, que contínuament fan referència als sardistes a Catalunya. I per alcuni sì, per altri no, Malta, l'Illia di Malta. E oggi vedete come è una unità territoriale che si assalta l'idea di nazione, Però eh, federano sempre però, territori che provenivano da altre nazioni. Tutto questo discorso, come dite, eh, si interrompe interromp completamente. Perché el, el, la marcia su Roma, nel 1922, porta al fascista a cominciare a instaurare la dittatura. Tutto ciò interrompe questa riflessione. Nel momento in cui i fascisti tentano di prendere il potere, i serdisti, come nel momento in cui quasi casi sta sta facendo la rivoluzione obrera e marxista Italia, si propongono come un'altra cop salvadors della patria. Si alle autorità militari dell'Iglia de di de fare una secessione dell'Iglia per salvare, diciamo, perché per que c'è, diciamo a questa minaccia all'Estat d'Italia fuori del, de, dell'Illia, per, per reagire contro il COP d'estate fascista. E in un momento no o in momento, non si fa perché il re d'Italia non no, no declara l'estate di de guerra, l'estate di escepzione a Mussolini se gli offre il governo. E a partire da quel momento, fascistas e sardistas cominciano a, a donarsi hostias. Le camisas nere e le camisas grise, che è il coso per unitar fascista, eh, si affrontano nelle en carriere di Sardegna, Jan Mortz, mm, però al final ci sarà un accordo tra fascisti e sardisti. Una parte del eh, veterano Sardes entra nel en partito fascista e forma així, la base del partito fascista Sardegna, un'altra parte si queda all'antifascismo. L'idea era quella di sardizzare il fascismo, che Jan ha fatto il pudè e pude eh, applicare, realizzare alcune parti del programma sotto la dittatura, in esce agli occhi che si definisce sard che è un'esperienza che dura soprattutto al San Juan, ha alcuna importanza in camp campo economico e soprattutto in campo culturale. E, sempre per non no, no sortire massa fuori del tema, l'idea della Federazione Mediterranea continua in clau sard-feicista. Continua um, naturalmente eh, declinata come una maniera di creare, costruire gli imperi che il, il feicismo italia voleva, voleva costituire al Mediterraneo. I lavori che vediamo qui, in questa portata in una rivista sarda, come l'idea della Federazione Mediterranea continua. il Qui, in, in questa portata, vediamo la bandiera sarda, la bandiera di Trinacria, che è la bandiera di Sicilia, e la bandiera di eh, Corsica. Dov'è qui che si sta dicendo che se il SARS e anche il Siciliano hanno potuto trovare un lieu dentro d'Italia della nuova Italia creata dal fascismo, anche gli autonomisti corsici potrebbero trovarla. Dov'è qui anan eh, tancan la, la intervenzione abbiamo visto come c'è un'evoluzione importante a partire dall'intento di non essere classificati come nazionalisti, di non passare come separatisti, di non passare come anti-italiani. Tutto è una contraddizione, però naturalmente la domanda che sempre chi tratta questo tema si fa, è perché il primo sardismo, il partito di al final non va a essere nazionalista, non es va a planteggiare una secessione. L'esplicazione classica diguem, che funziona e che, che non la questione però la integro è quella che gli ha di Antonio Gramsci Antonio Gramsci gli ha ripetuto un mese di una qui, a me sembra, però Antonio Gramsci è sard non sentiamo la reflexione che fa Gramsci al mondo del fascismo se non si considera che veniva da un petit poble dell'interior dell no proprio un petit poble di Sardegna la Gramsci stava in contatto con i sardisti, si scrive a Emilio Lussu, il leader del partito, e anche le riflessioni che fa quando è ja già tancata la carcere, e spiega come la borghesia sarda è più appetita, poco indipendente e economicamente povera per potersi posare, al davanti di un movimento nazionalista e separatista, soprattutto perché dipende molto dall'amministrazione di pubblica. Il suo potere non è una borghesia empresariale, è una borghesia terrera che si basa sulle in istituzioni pubbliche di Agiuntamenti, Provincias, Parlamento italiano. Però possiamo integrare questa spiegazione considerando come era Gramsci a Banz della Prima Guerra Mondiale, avanti di trasladarsi a Turiglia, avanti di Cunece, la uh, realtà industriale del nord Italia. questa um, cita le traduita in algarese. Non ho tempo di farla anche in catalano, supposo che un'amica si possa intendere. La, es la parola estraccio significa drap. drap". questa è una, una carta che scrive Gramsci alla Sevadona già ja nel 26 e li ricorda. Come eh, com lui, nella prima gioventù, eh, era anticontinentale. Il suo mito, viveva nell'illusione di fare di Sardegna una nazione, un'estate, eh, di cazzare fuori gli italiani. Continentali per noi a Sardegna significa che eh, sono tutti quelli che vivono fuori, però nel caso concreto sarebbero gli italiani. Diavos è la, la matesha sita, non la pubblici perché non ho mai mm, sapitata. Sì, sì. Ah, sì, 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 sì. Dio, che cosa mi ha salvato di diventare un estraccio, un drap? L'istinto della ribellione, che fins de quando era un mignon, si dirigiva contro i ricchi, perché John non potevo andare a studiare, io che avevo deu 10 in tutte le materie all'escola primaria, mentre gli anaven i figli del carnicer, dell'apotecari e del commerciante comerci di de tessiti. quel sentimento si è espandito per tutti i ricchi che opprimivano i camperols di Sardegna e io pensavo che era un menestere di per l'indipendenza nazionale della regione. Alla marina e ai continentali. Quante volte si è ripetuta che ciasparaulas? Dasprès è conosciuta la classe obrera di una città industriale, ossia sigui, di Turi, e compreso veramente le cose di Marx che aveva legito prima per curiosità intellettuale. Arag, Gramsci, è della matrice della generazione dell'Ussu, del che ha fatto la, la prima guerra mondiale, del che ha iniziato la brigata Sasser. E ehm, il tambè, nella sua gioventù, avant di entrare in guerra, tenia la matrice la mateixa idea, tenien aquest antitalianisme visceral, d'alguna manera. Perquè encara en els italians veien els que havien fet la unitat d'Itàlia, els piemontesos que, que, que governaven el país. Llavors, la Primera Guerra Mundial és un moment en el, en el qual, anant al front, fent aquesta experiència, sent herois de guerra, els sards, el que faran el partit sard d'acció, Jan Wewen è una contraddizione nell'opposarsi all'Italia. a Italia. del Partito Sard'Axio non esmovono della tradizione mazziniana, di Giuseppe Mazzini, eh, da questa tradizione. Perché de fait, il defetti del Partito Sard'Axio è una referenza al Partito D'Axio, che era il movimento fondato al 1950 50 del Miluzene per, per Mazzini, Repubblica naturalmente anti-Savoyenc, anti piemontese e da qui eh, è la filiazione del Partito di Sardacchio. E l'evoluzione del Partito di Sardacchio, anche in questo senso, torna a, a marcare a no, no surti da questa pauta. Perché dal Partito di Sardacchio e soprattutto di Emilio Lussu, da prenderà parte nella Fondazione di Giustizia e Libertà e da pres del Partito d'Azione che tendrà un petit protagonismo nella guida antifascista e nella costituzione dell'Italia repubblicana e della nuova storia d'Italia. Gli di avorsi non potevano, il veteran SARS, planteggiare una indipendenza e una separazione, perché avrebbe avuto una traizione di tutta questa traiettoria politica. I, con questa, questa ultima immagine tanco la, 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 questa presentazione e spero di avervi donato un'idea di come com è questa problematica di come è questa prima esperienza di un movimento sardista che non possiamo definire nazionalista perché si in un autonomismo regionalista anche se ha una componente identitaria molto, molto, molto forte e grazie a tutti per la pazienza Bé, veig que Marcel ha estat, tot i treballant sis dies a la setmana, doncs ha estat fent recerca, perquè el que planteja és ben diferent del que vam parlar fa uns mesos. Uh, hi ha preguntes? Però tenim molt poc temps, però endavant. praticamente tutto il sud Italia, teoricamente, sarebbe una dependenza del papato, un feu papal, alla ciò all'età medievale, perché durante il Rinascimento è stato smentito che c'è un documento in cui Pietro Pere donava tutti questi territori al Papa. Praticamente, no és que el papa hagi mai manat directament sobre, sobre l'illa de Sardenya. Sempre la, la, la donada com feu a altres, altres potències. Primer, i la presència de la corona d'Aragó de Sardenya com regne de la corona d'Aragó depèn del fet que el papa, per solucionar el conflicte que, que existia entre el sud d'Itàlia després dels vespres sicilians, per solucionar aquest conflicte, Dona l'Iglia de, de Sardegna con Feu e Mans del, del de la, de la corona de, Reis della Corona d'Aragò. Il regne di Sardegna e Corsica els dos, Inventa che non esisteva Mans, è il tema del 1297. Inventa che è aquest regne e lo dona alla Corona d'Aragò. D'aspresa, la Corona d'Aragò intendrà conquistare Corsica, non lo farà mai, e schiederà all'Iglia de Sardegna. E eh, l'Iglia de Sardegna con regne si conforma come un regne della Corona d'Aragò, uguale come se fosse regne di Valencia, regne di Mallorca, non c'è alcuna differenza. Diamo che a questa peggiata e importante tradizione, che prima è catalano-aragonese, però da spes, segue il filo della storia di del, de tutta la Corona, e è anche iberica di Gem. Porque... també la, la, la llengua espanyola, hi ha molts autors, tot, quasi tots els llibres d'història de Sardenya abans de l'arribada la, de, de Savoia, que és el 1728, després de la Guerra de Successió, són o en llatí o en espanyol, en castellà. Llavors, per això que queda aquesta herència i aquesta diferència respecte a la resta d'Itàlia. Bueno, per tant, que m'ha vingut al cap, no? tots aquests regiments ètnics que es fan a, a, a tots els imperis, anglès, francès, i això, però després, quan es parla d'aquests coses de xoc, utilitzant candidats i tot fegat, m'ha vingut a la memòria del tema dels almogàlers. Que eh, el tema dels almogàlers, eh, més que com una realitat, i això ho podríem parlar, de temes necessaris, eh, com una reivindicació posterior al 19 i al 20 de la societat català i de... de, de, de no? que, que que passen una mica de ser aquells segments més violents de la societat a passar se ser uns herois de guerra. I és una mica el mateix procés que pel que sempre has donat a entendre que és que passa aquí, que és un problema interior, un problema de la violència endèmica de Sant passa a ser un, un, un element a reivindicar. I això també la pregunta és una mica si ara aquests, aquests regiments sars tenen alguna a reivindicació política a Sardenya, és a dir, si hi ha algun ús simbòlic a Sardegna, no està desconec una mica com està la situació polític nacionalista a Sardegna. No, bé, ara no, continua existint la brigada Sàcer, s'aboleix durant el feixisme, després es refà l'últim període quan hi ha la guerra civil a Itàlia, i, i encara avui existeix, i encara avui és la, la, la unitat militar que sta sempre in prima linea. Per esempio, adesso no, non ricordo se Ankara sta o non sta, in Afghanistan, in Iraq, tutti questi conflitti, sempre si invia la, la, la Brigata Sasser, che continua a tenere tutti gli elementi simbolici che usiamo insecchiati, non c'è quasi il resto di, di Italia, Itali, che il can che cantano è un can in sardo. Però, diciamo, no, non c'è un ligame tra nazionalisme sardo e Brigata Sasser, È una unità molto rappresentativa dell'esercito italiano e non cap caprevindicasio, sino sarebbe seria, davvero seria massa, perché un'unità militare d'élite che da spese è nazionalista, però sardino-italiana, sarebbe un, un, un peril. No, no, ara no, no. te diciamo che rappresenta per il legame tra Sardegna e Italia, perché il SARS sono, dentro, le altre cose, molti SARS, fanno carriera nell'esercito o la brigata Sasseri o altre unità o nel carabinieri, per esempio. No, no hi ha, no hi ha cap lliam ara. O sí, sigui, probablement també aquesta agressivització que es fa de la brigada Sassari és també una manera d'assimilar els els sats que van que van a combatre, perquè a més a més és la unitat, com que m'he entès, com que el meu basavi va a combatre allà, ja, i tinc entès que és, no s'ha conservat cap memòria a casa meva de la, la brigada Sassari, però el que puc llegir és la unitat que va perdre persones que va tenir més basses i que s'enviava sempre. I llavors això s'ha fet una propaganda i s'ha fet una visió molt geogràfica, molt malefactora, molt perquè després, eh, una mirada crítica, s'ha de veure que es va utilitzar els sants mm. com, com a carn de canó, pràcticament. Això sí, eren la carn de canó de l'exèrcit italià. Estaven sempre en la primera línia. I sí que, d'aquest punt de vista, pot ser un element de italianizzazione in carames, di, di creare in carames ligam a, a Italia a partire da quel eroismo, da quel sacrificio bellico. La matica cosa sono i scorsus, eh? sono visceralmente antifrancesi, francesi sono avanzati Prima Guerra Mondiale, però nel momento in cui si fonde il partito Corso cors del della sempre c'è questa tematica della sangue versata nella trinchera che è il safet sempre mes eh, francesos, però sempre mirano a Francia e nel Cassar d'Italia come una madrastra. Il tema è utilizzato in una maniera strumentale per gli assamés, la liglia di Machi, figurativamente a malcontinente. molt apremiats de temps uh, ho deixem aquí per la primera sessió. Si esteu interessats això continua a les 4 hora mediterrània però no massa tard no massa diguem ne uh, no massa amb massa retard uh, aquest matí hem començat abans i tot. I uh, jo m'imagino que que Tini i Safon seran uh, assai puntuali, eh, uh, prou puntuals. I, eh, uh, i per tant, eh, uh, si esteu interessats, ens veurem més tard. I moltes gràcies eh, uh, per la vostra participació i, eh, uh, i, uh, i per les vostres intervencions.